Una recessione ancora peggiore di quanto previsto ad aprile da parte del Fondo Monetario Internazionale. Una crisi da brivido, una crisi come nessun'altra. Queste sono le frasi utilizzate dal Fondo Monetario Internazionale nella relazione ai dati che sono usciti ieri. Tutto ciò senza tenere in considerazione ciò che potrebbe accadere a settembre-ottobre con un ritorno del cosiddetto Covid-19. Stanno iniziando ad arrivare i dati, si stanno sempre più diffondendo le previsioni sul futuro e la raccomandazione, ragazzi, è sempre la stessa, perché la recessione economica, il crollo finanziario e il collasso economico sono solo all'inizio. Quindi guardatevi attorno, organizzatevi. Ora è ufficiale, la prossima crisi, questa crisi in cui ci siamo incanalati, farà più morti, questo è sicuro, del Covid-19. Sapete cosa vuol dire la frase "la peggiore recessione dalla Grande Depressione"? Vuol dire che chi è in vita oggi, ok, chi è in vita oggi non ha mai visto una cosa del genere, non ha mai visto quello che accadrà nel futuro prossimo, non l'ha mai visto nel passato. Tradotto vuol dire che noi non sappiamo cosa ci aspetta nel breve medio periodo, da qui a 2 o 3 anni. Tutto ripartirà, tutto riparte sempre. Tutto si riprenderà, anche l'economia si riprenderà. Prima o poi tutto si riprenderà. Ma prima di arrivare al prima o poi tutto si riprenderà, c'è da affrontare l'oggi, c'è da affrontare il presente. E il presente è fatto di dati incontrovertibili. La stima del PIL italiano è a quasi il meno 13% secondo il Fondo Monetario Internazionale. Se vedete i dati e le previsioni degli ultimi mesi, marzo, aprile, maggio, siamo partiti da chi prevedeva il meno 6, il meno 8. Qualche giorno fa vi ho riportato i dati della Banca d'Italia, meno 10, adesso arriva il Fondo Monetario Internazionale, meno 12,8. Iniziamo a concretizzare. Detto ciò, non importa 13, 14, 12, perché tradotto questi dati, questi numeri vogliono dire fallimenti di aziende, aziende che chiudono, negozi che chiudono, e qualche milione, non migliaia, qualche milione di italiano che magari prima se la cantava da sopra al balcone, che rimarrà a casa. Ma quel che è peggio, ragazzi, è il medio periodo. Quel che è peggio è quello che potrebbe accadere e che ancora non è accaduto, cioè non abbiamo ancora visto nulla, ragazzi. Stiamo parlando, sempre secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, di un passaggio del nostro debito pubblico dal 134% al 166%. Io all'interno di questo canale te ne ho parlato a marzo, aprile, che arriveremo intorno al 170%, ma i numeri sono semplici. Infatti ogni 1% equivale a X miliardi per l'Italia. Quindi arrivare dal 134 al 170% è un attimo. Ora, sapete cosa vuol dire questi dati? Che sono cazzi amari, ragazzi. Sono cazzi amari per il nostro paese. L'Italia sta rischiando enormemente il fallimento. Io mi auguro che questo non avverrà, se i politici, insomma, si danno una mossa. Ovviamente, se questo non avverrà, vorrà dire che saranno venuti a mettere le mani nei vostri portafogli. Perché di questo stiamo parlando. Interverranno nelle mani dei portafogli, massacreranno le aziende di tasse, di accertamenti, pur di ridurre questo debito pubblico. Non so se vi ricordate qualche anno nel 2018, alla nascita del governo giallo-verde, si parlava di non sforare il rapporto deficit-PIL del 3%, quindi sia al 2,2, al 2,3, al 2,4. Bene, il dato di oggi è 12,7%, il che vuol dire che il Banco dell'Unione Europea e delle sue condizioni è saltato. O ridefiniscono tutto, o rischia di saltare tutta l'Unione Europea. Francia, PIL meno 12,5. Spagna, PIL meno 12,8. Gran Bretagna, meno 10,2. America, meno 8. Brasile, meno 9. E potrei continuare a lungo. Ma ascoltatemi, ragazzi. Bene, tutti vi daranno questi dati, ma nessuno vi dirà che se questi dati venissero confermati, siamo di fronte all'implosione dell'attuale sistema economico e finanziario. Non ve lo dice nessuno. Ci sono tanti motivi per cui non ve lo dice nessuno, ma comunque non importa entrare in questi particolari. Ovviamente far saltare l'attuale sistema economico e finanziario vuol dire che verrebbe sostituito da un nuovo ordine mondiale. Ma nel frattempo dobbiamo capire come questo mondo vecchio si va a chiudere. E io all'interno di questo canale proverò a darti più informazioni possibili. Quello che tu devi fare è organizzarti, sia che hai un lavoro precario, sia che hai un'attività ormai a lumino, sia che hai un'azienda allo stato fallimentare. Secondo sempre il Fondo Monetario Internazionale, giusto per giustificare quello che vi ho appena detto sull'implosione del sistema economico finanziario, il debito pubblico atteso del mondo mondiale potrebbe superare il picco della seconda guerra mondiale. In fin dei conti non ce ne stiamo rendendo conto, ma sta avvenendo in questo momento una guerra fredda tra Cina
e Stati Uniti d'America. Una guerra senza esclusione di colpi, ragazzi, da cui uscirà un nuovo mondo. Un nuovo mondo che rivoluzionerà, anche se questi argomenti, i numeri, possono sembrarti lontani. In sostanza vuol dire che rivoluzionerà il mondo del lavoro, rivoluzionerà il sistema dei pagamenti, rivoluzionerà le valute, le monete. Rivoluzionerà il modo in cui tu ti comporti e affronti il futuro. Non credo che stiamo andando verso un futuro in cui un dipendente che oggi ha pubblico o privato, che oggi ha 35 anni, spera che un giorno avrà una pensione. Credo che il mondo in cui ci andremo ad incanalare è quello in cui tu dovrai pensare a come crearti una pensione, non qualcun altro penserà a farlo per te, cioè lo Stato. Il calo delle ore di lavoro, il calo delle ore di lavoro ha portato nel primo trimestre del 2020 un abbattimento, una perdita di 130 milioni di posti di lavoro nel mondo. Nel secondo trimestre è previsto un calo di 300 milioni di posti di lavoro. Bisognerà completamente ripensare al lavoro di domani, perché molti di questi lavori, autonomi, imprenditoriali, aziendali o da dipendente, non esisteranno più.